fatto una focaccina per pranzo. Ah, una bella dorata lì sotto, vedete, è ancora caldo. Un po' di rosmarino, un po' di sale. Yummy, ora aspetto che si sfredda. Devo fare le melanzane, un'insalata. Ho appena finito di stirare due camicie e all'una di pomeriggio fermo tutto, total relax. Una volta alla settimana faccio del fritto. Vedete, le melanzane sono bellissime. Io adoro le melanzane fritte, ma le può fare anche in forno. Ovviamente non è lo stesso, però ci arriviamo. Adoro. E sto friggendo ancora un altro poco. Sono troppo buoni. Ho appena grattugiato un po' di formaggio. Ok, ora che facciamo qui? Cosa facciamo qui? Abbiamo una fame, mezzogiorno. Pochettino di sugo che ho preparato ieri, no? Io questi canali non è per insegnarvi niente, è per farvi vedere i pasticci che faccio. Ok, poi prendiamo queste melanzane. Questo è veramente semplice, non devi, non lo metti in forno, è finito, sono ben cotte. E qui. Questo con un'insalata ci sta proprio bene. Che buoni che sono, dai. Io ci metto molto sughettino, abbondiamo. Parmigiano, dai. Troppo buono. C'è un altro strato qui. Ci facile con le mani, tanto me le sono lavate mille volte. E c'è un altro pezzettino. Mettiamo un altro pochettino di sugo. Sì, questo poi non, io non lo metto in forno, c'è chi non c'è bisogno perché è solo parmigiano, non deve sciogliere niente. Ci metto un pochettino di questo. Dai, diciamo la verità, questa cosa è buona. Mettiamo un po' di formaggio. Abbondiamo con il formaggio. Ormai dobbiamo finirlo tutto. Ora faccio l'insalata. Questo è pronto. Troppo buono? Che dire? E la mia focaccia è venuta bene? Sono due tettini, la mia melanzana e chi sta meglio di noi? Chi sta meglio di noi? Continuiamocelo a dire.